Notizia dell'ultima ora, ragazzi, Chaka Traoré è un nuovo giocatore del Milan. Tanta roba, si può dire un colpo alla Robac dell'anno scorso. Giocatore molto giovane che andrà in primavera, classe 2004, ex Parma ormai si appresta a diventare appunto un nuovo giocatore del Milan. Domani firmerà il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Ovviamente, come dicevo, andrà in primavera, giocatore che ha 16 anni, ne comprerà 17 il 23 dicembre di quest'anno. Ottimo colpo, ragazzi, ottimo colpo in prospettiva. Ormai siamo abituati a vedere questi colpi di giocatori giovani nel nostro Milan che per il futuro possono veramente regalarci grandi cose. Chaka Traoré è uno di questi. Vi ricordate contro il Parma quest'anno quando il Milan vinse 3-1 con l'uomo in meno? Chaka Traoré entrò in campo e impressionò subito. Le qualità che hanno fatto innamorare diverse squadre sono appunto il suo dribbling, la sua velocità. Si vede che comunque è un giocatore che ha il passo, ha la rapidità, ha tecnica. Molte squadre lo inseguivano, ma il Milan se l'è aggiudicato, tra cui anche Juventus, tra cui anche l'Atalanta, tra cui anche squadre all'estero in Premier League soprattutto. Sono molto contento di questo colpo, ragazzi. Come vedete, un video più breve rispetto al solito, perché comunque è una notizia molto flash. Poi dopo comunque farò un altro video dove parlerò anche di Milan-Cagliari, parlerò anche di mercato, soprattutto sul trequartista, che ormai sembra essere Febvre, e altri nomi a sorpresa che sono usciti ieri sera. Comunque sono molto contento di questo colpo. Molti di voi infatti nei commenti, nei scorsi video, mi chiedevano di questo Chaka Traoré cosa ne pensavo. Ottimo, ottimo acquisto. Ripeto, classe 2004, 16 anni, tanta tecnica, tanta prospettiva. Molto promettente. Sono felice. Mi ricorda un po' il colpo che abbiamo fatto l'anno scorso alla Roba, cioè un giocatore con tanto talento, con tanta prospettiva per il futuro, che però andrà a giocare in primavera. Sicuramente fra 2 o 3 anni lo vedremo ad alti palcoscenici, perché mi ha impressionato anche a me, ha impressionato moltissimi dirigenti e moltissime squadre. Ripeto, Chaka Traoré domani firmerà il contratto, farà le visite mediche e sarà un nuovo giocatore del Milan. Molto molto felice. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Un colpo che è arrivato così a sorpresa. Sì, l'interesse c'era perché si parlava da tanto tempo di questo calciatore, però negli ultimi tempi diciamo che era un po' sparito dai radar. Si vede che comunque Maldini e Massara hanno lavorato senza farsi scoprire, comunque senza l'occhio delle altre società. Comunque convincendo il Parma e convincendo il giocatore, e niente, questo è il nuovo colpo per la primavera, che si va ad aggiungere i vari Robac, i vari Di Gesù, i vari Robotti. Ottimo, ottimo colpo anche a Kerkez. Ormai il Milan ha una primavera ben strutturata, una primavera con tanti talenti, tanti giovani interessanti. Ripeto, lui 16 anni, ragazzi, cioè capite, un grandissimo talento, classe 2004. Sono molto felice, quindi ripeto, 600.000 euro al Parma per Chaka Traoré, giocatore che diventerà un nuovo giocatore del Milan per la primavera. Classe 2004, 16 anni, ala sinistra barra ala destra. Detto questo, noi ci vediamo dopo con un prossimo video. Mi raccomando, un like, iscrizione al canale se anche voi volete, se volete ancora contenuti di questo tipo con notizie flash. E niente, sempre Forza Milan, ci vediamo dopo, bella.